dei conti. Maria Stella Gelmini, è un grande risultato questo per l'Italia? Cioè, l'idea che avete voi dell'Europa è abbastanza vicina a quella di Gentiloni, nonostante allora, Salvini continui a dire Gentiloni in Europa è la prova provata, che invece sai, questo è il governo della Merkel. No, noi abbiamo in Antonio Tajani il nostro riferimento in Europa e sicuramente Forza Italia è orgogliosamente dentro il Partito Popolare Europeo. Devo dire che nel 2011 il nostro leader fu il primo a mettere in evidenza tutte le criticità di un'Europa troppo legata alle politiche di rigore in materia economica, molto lontana dai popoli, cioè Berlusconi ha anticipato quelle critiche che oggi sono diffusissime. Detto questo, è sicuro che questo governo appaia come più vicino all'Europa rispetto all'altro perché è uscita la Lega, però io non mi farei, Mirta, su questo troppe illusioni, perché i 29 punti di programma del governo Conte bis sono punti di spesa pubblica e io non credo, un conto sono gli investimenti, la spesa in investimenti, il taglio della pressione fiscale, ma non ha ancora detto Conte dove trova i 23 miliardi per evitare l'aumento dell'IVA. Esatto, ieri abbiamo parlato un'ora e mezza, ma dove trovare le risorse per tagliare l'IVA? Allora, devo andare in pubblicità, vedo anche Marcucci in sala stampa, molto movimento in